Ben ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura parliamo inevitabilmente del maltempo che ha colpito questa parte d'Italia, la regione Friuli, l'Alto Friuli, la Carnia, devastate dal maltempo come la vicina provincia di Belluno. I danni sono davvero ingenti, un bosco scomparso, lo ha ribadito il presidente del Consiglio regionale Zanin, che è arrivato a Sappada. Guardiamoci allora il servizio di apertura del nostro telegiornale. E siamo qui con il vicepresidente Mazzolini e il vicepresidente Russo a vedere i posti che per la prima volta sono stati raggiunti dalle istituzioni regionali, il comune di Forniavolti, il comune di Sappada, perché è stato ristabilito da poco il passaggio a Comenias. È una situazione veramente di grave danno, una situazione di emergenza ancora in piena fase, perché non abbiamo ancora in queste due realtà né la luce elettrica né la comunicazione telefonica, e anche ci sono problemi sull'alimentazione potabile, l'acqua potabile. Danni ingenti in abitazioni private con tetti scoperchiati, il patrimonio boschivo completamente in alcune zone atterrato, situazioni gravissime anche nel campo di Biathlon di Forniavoltri, che ha avuto danni ingenti dal punto di vista infrastrutturale, strade in parte anche sconnesse o in parte franate, quindi una situazione di grave emergenza dalla quale non ci siamo forse neanche resi conto per la complessità che c'era. Abbiamo portato solidarietà a queste due realtà, quindi al sindaco di Forniavoltri e al sindaco di Sappada, per dire che la regione c'è e la regione farà di tutto per ristabilire in tempi il più brevi possibile sia la fase emergenziale che poi la fase del recupero e del ristoro dei danni. Ringrazio il Presidente del Consiglio regionale e i vicepresidenti che sono saliti a Sappada in questo momento di emergenza per portarci la vicinanza della regione. Chiaramente abbiamo dovuto gestire una fase abbastanza critica, ma con il supporto ovviamente di tutte le istituzioni e soprattutto di tutti i volontari, che veramente approfitto per ringraziare. Siamo riusciti a garantire una certa tranquillità nonostante veramente alcune situazioni un po' complicate. L'altra parte della montagna, quella della provincia di Pordenone, con Barci, Sclaut, la Valcellina insomma devastata, e proprio in Valcellina a Sclaut sono arrivati il presidente della regione Fedriga e il suo vice Riccardi, che hanno incontrato anche il sottosegretario competente appunto del governo per dare la propria vicinanza e per cercare appunto di capire quali sono le esigenze immediate. Allora andiamo a Sclaut con questo servizio. Presidente, avete ascoltato le richieste e le esigenze dei sindaci, qual è l'impegno di regione rispetto a queste priorità? Beh, noi abbiamo chiesto che ci vengano consegnate anche nei prossimi giorni tutte le situazioni emergenziali con un ordine di priorità, così da poter effettuare subito gli interventi. La regione si è impegnata immediatamente a mettere delle risorse proprie, 10 milioni di euro, per poterli affrontare, soprattutto, ripeto, quelle che producono un disagio gravissimo ai cittadini. E devo ringraziare Protezione Civile, Friuli Venezia Giulia Strade, Corpo dei Vigili del Fuoco e tutti i volontari che si stanno impegnando e si sono impegnati per dare le risposte necessarie. Oggi oltretutto la comunicazione da parte del governo col sottosegretario Gava dello stanziamento di 40 milioni di euro per il rischio idrogeologico riuscirà anche a mettere in campo ulteriori risorse, ovviamente questo non per l'emergenza ma per cercare di affrontare il tema della tutela del territorio, che vuol dire anche curarlo e fare gli interventi necessari affinché queste situazioni vengano limitate al massimo. Avete parlato di sghiaiamento del lago, che è uno dei problemi annosi, qual è il punto di regione? No, i tecnici stanno ovviamente facendo tutte le valutazioni necessarie per un intervento. Io credo che sia necessario su tutti i corsi d'acqua avere il coraggio di fare gli interventi, perché vuol dire prima di tutto tutelare l'ambiente, perché quando avvengono situazioni di questo tipo, perché non si è preso cura dell'ambiente stesso, il risultato è che ulteriore ambiente viene danneggiato. Basta vedere cosa è successo nei boschi e cosa è successo nelle valli. Dall'altro lato vuol dire tutelare la popolazione, la sicurezza della popolazione, e quindi bisogna avere il coraggio di intervenire, e mi auguro che tutti abbiano il senso di responsabilità di capire che se non si cura il letto del fiume, il risultato è che la prossima piena ci troveremo nella medesima situazione. Quindi questo vuol dire che lo sghiaiamento verrà fatto? Ovviamente stanno facendo tutte le verifiche tecniche, io sono favorevole a provvedere allo sghiaiamento per tutelare i fiumi e per tutelare tutto quello che del territorio sta intorno ai fiumi, perché altrimenti vorrebbe dire una sconfitta del Friuli Venezia Giulia e della tutela del nostro territorio. Vicepresidente Riccardi, i sindaci le hanno fatto un po' la conta dei danni, da dove partire in base alle richieste che loro hanno fatto, soprattutto per la parte riguardante l'emergenza? Beh, mi pare che i due temi principali siano la scuola Sclaut e le coperture del municipio a
Aerto e Casso. Poi ci sono i problemi della viabilità sul quale Friuli Venezia Giulia Strada sta già intervenendo, c'è un problema di una strada forestale e abbiamo sentito il collega Zani, interveniamo immediatamente su queste cose, poi cerchiamo di capire qual è la lista complessiva, definiamo le priorità e poi interverremo, anche se sullo sfondo il tema che si ripropone di nuovo è che questi corsi d'acqua hanno i letti dei fiumi troppo alti e c'è troppa ghiaia, quindi bisogna avere coraggio di affrontare il problema per quello che è, perché altrimenti ci ritroveremo ancora un nuovo inverno in queste condizioni qua e questo non va bene, bisogna avere coraggio, fare uno sforzo concertando le soluzioni anche con tutti i comuni per trovare una soluzione definitiva a questo problema che va avanti da troppi anni. Sottosegretario Gava, lo Stato, il Governo è presente, quest'oggi lei ha annunciato 40 milioni di euro per il Friuli Venezia Giulia, qual è la destinazione e per cosa verranno utilizzati? Questi sono dei soldi che abbiamo stanziato per il Friuli Venezia Giulia, che avremo presentato lunedì a Trieste al Presidente Fedriga insieme alla Direzione Suolo Tutela Acque del Ministero dell'Ambiente, proprio per il dissesto idrogeologico e anche per tutte le opere di manutenzione nel Friuli Venezia Giulia. Voglio dire anche che dobbiamo essere assolutamente presenti e vicini a tutti i territori, ma soprattutto a quei comuni che hanno difficoltà economiche per fare questi interventi di manutenzione, ma soprattutto che hanno anche problemi di personale. Oramai questi eventi atmosferici, questi eventi quasi tropicali, li dovremo continuare a subire, ma almeno che il territorio sia pronto con opere che possano mitigare quelli che possono essere i danni provocati. Cambiamo decisamente pagina. Nella giornata del 1° novembre a Gonars si sono ricordate le vittime di quanto è accaduto durante i conflitti mondiali. Riccardi, la vicepresidente, ha ribadito come serve a progettare il futuro questo ricordo, questo evento. Ma vediamoci le immagini e sentiamo i servizi. La coesione tra le nazioni garantita dall'Europa è stato il sistema politico e culturale capace di farci compiere grandi passi in avanti nel riconoscimento, il rispetto e la condivisione dei drammi del Novecento che hanno colpito la nostra terra di confine. Tra questi la vergognosa pagina di storia legata al campo di concentramento di Gonars, dove è stato calpestato il valore umano del prossimo. Lo ha affermato il vicegovernatore della regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine della cerimonia di commemorazione che si è tenuta nel cimitero di Gonars, in ricordo delle vittime del campo di concentramento allestito nei pressi di Gonars nel corso del secondo conflitto mondiale. Riccardi ha altresì sottolineato come quanto accaduto a Gonars rappresenti il modo delirante di rapportarsi con l'altro in uno scenario di brutale oppressione nei confronti di donne, uomini e bambini imprigionati in condizioni estreme a causa dei loro essere altri, in questo caso sloveni e croati. Il vicegovernatore, oltre a rimarcare il tema della responsabilità di quanto accaduto, ha affermato che la partecipazione al ricordo e la conservazione della memoria sono gli anticorpi su cui far leva affinché il dolore e la sofferenza che hanno subito gli internati di Gonars in futuro non abbiano più a ripetersi. In questo, ha concluso Riccardi, il ruolo di cerniera di collegamento tra Est e Ovest ricoperto dalla nostra regione deve ulteriormente favorire questo processo di dialogo, superando i drammi del passato attraverso il rispetto reciproco e il confronto, al fine di proiettarci insieme in un futuro di amicizia e collaborazione per lo sviluppo sociale e economico di queste terre. Alla cerimonia ha preso parte, tra gli altri, anche il Presidente del Consiglio, Pietro Mauro Zanin. A Monfalcone è stata presentata la nuova colonna laparoscopica per le diagnosi fotodinamica, un macchinario che rende la salute della regione Friuli Venezia Giulia all'avanguardia. Vicepresidente Riccardi, oggi la presentazione di questa nuova tecnologia per la laparoscopia all'ospedale di Monfalcone, ma l'occasione anche per fare un ragionamento più ampio sulla sanità e in particolare sugli ospedali come questi di rete che interesseranno la riforma. Sì, l'occasione è la piattaforma laparoscopica, ma a questa si aggiungono altre attività, dai pronti soccorsi al tema delle mammografie, delle risonanze magnetiche, cioè tutte attrezzature che troveranno a breve nuova collocazione all'ospedale di Monfalcone. Quindi nel ragionamento per il quale il rapporto a Benspoke è un rapporto che oggi non funziona, invece va rinforzato.
un ospedale grande non funziona se non ha un ospedale spoke a fianco con il quale è in grado di organizzare la programmazione delle attività con delle specificità. Per esempio a Monfalcone c'è questa esperienza del piede diabetico che è importante. Soltanto oggi il quadro degli investimenti che facciamo vale oltre 5 milioni e mezzo di euro, quindi a qualche gufo che dice che stiamo smontando la sanità isontina e monfalconese, dico, qualcuno mi deve spiegare se investiamo tutti questi soldi qual è la ragione per la quale dovremmo smontarlo. Anzi, il nostro obiettivo è quello di rinforzarlo in un quadro coerente che oggi non c'è tra gli ospedali hub e gli ospedali spoke. Vice governatore, importante anche in Consiglio regionale ieri sulla sanità, i 26 milioni e l'obiettivo di costituire il fondo per le premialità. Noi abbiamo una proiezione di perdite di ulteriori 30 milioni sulla semestrale delle aziende che si aggiungono ai 30 milioni del trimestre. Ieri il Consiglio regionale ha varato una manovra importante perché ha destinato 26 milioni e mezzo di queste perdite e noi contiamo sulle efficienze e sul taglio di alcune azioni di poter recuperare gli altri 3,5 all'interno dei bilanci delle aziende. Se ci riuscissimo, e questo è un obiettivo sul quale noi saremo determinatissimi, raggiungeremo il pareggio che potrà determinare la costituzione del fondo incentivante che consentirà finalmente di poter riconoscere le premialità a tutti gli operatori della salute. È un obiettivo importante che ieri il Consiglio regionale con quella manovra ha sostenuto con forza. A Udine invece si apre Good 2018, in fiera l'eccellenza enogastronomica si mette davvero in vetrina. Assessore Bini, sesta edizione per Good 2018, una fiera che punta molto sull'enogastronomia. Beh, finalmente è ritornata, erano 2 anni e mezzo che mancava da Udine ed è ritornata. Questi format che presentano all'interno l'enogastronomia, la promozione dell'enogastronomia, stanno funzionando moltissimo. Ne abbiamo avuti come esempi Friuli Doc, abbiamo avuto l'evento di Gorizia, abbiamo, insomma, c'è tanta cosa. Insomma, il Friuli Venezia Giulia è ricco di prodotti, è ricco di offerte, insomma. Quindi benvengano eventi come questi. Quello che ho avuto modo di dire è però che questi eventi vanno promossi nella loro interezza, quindi il territorio Friuli Venezia Giulia deve promuoversi in maniera unica, in maniera importante, in maniera moderna. Il ruolo del sistema fieristico? Ma è importante, però come tutte le cose, il tempo passa, il mondo cambia e come tale anche i sistemi fieristici devono ammodernarsi e soprattutto devono riuscire a competere con le fiere, le importanti fiere, sistemi fieristici presenti in Italia. Quindi il mio auspicio è quello che si arrivi a finalmente a un ragionamento che già sto sentendo da diversi anni di coordinamento unico dell'intero sistema fieristico della regione Friuli Venezia Giulia. Allora ci fermiamo qui con il telegiornale del Friuli Venezia Giulia, grazie a voi tutti per aver scelto la nostra informazione, vi ricordo che potete seguirci come sempre live sulla nostra pagina di Media 24 di Facebook, dove potete trovare anche gli altri servizi, oppure sul canale YouTube sparso un po' in tutto il mondo, ci potete vedere anche lì. Grazie ancora e buon proseguimento con i programmi della rete.